Fratelli e sorelle nel Signore, stasera voglio parlarvi di un argomento molto importante, che è il perdono. Il perdono. Perdonare a chi ci chiede perdono per essere perdonati. Badate bene che questa è una cosa molto importante, eh? Non è da sottovalutare, perché può portare gravi conseguenze in coloro che si induriscono di cuore e non perdonano al loro fratello che ha peccato contro di loro. Quindi l'esortazione fondamentale delle Sacre Scritture è quella di perdonare sempre coloro che chiedono, che si pentono e chiedono perdono. Questo è importante. Cioè, se uno chiede perdono vuol dire che si è pentito. Se si è pentito è obbligatorio, non è facoltativo, ma è obbligatorio perdonarlo. Ci sono quelli che dicono: ah, ma io lo perdono lo stesso anche se non mi chiede perdono. Allora, il perdono è collegato al pentimento. Il pentimento è collegato al fatto di riconoscere di aver sbagliato, perché lo scopo è sempre quello. Che bisogna che uno riconosca i propri errori per non farli più, per migliorarsi. Ebbene, c'è tutto un collegamento, tutto un meccanismo su cui riflettere, tutto collegato al perdono. Ad esempio, noi vogliamo essere perdonati da Dio, no? Come leggiamo nell'epistola ai Romani, se noi andiamo a leggere nei Romani, al capitolo 7, dal versetto 14. Qui è l'Apostolo Paolo che scrive e parla anche di se stesso e si include e dice: ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quel che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona. E allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Volevo partire da questo concetto. È il peccato che abita in me. Cioè, il peccato, e qui è Paolo, l'Apostolo Paolo, che quando scriveva l'Epistola ai Romani, una delle più, diciamo, delle parti della scrittura dove si parla più della dottrina della salvezza, diversi aspetti, prendendo in considerazione diversi aspetti, dice anche queste cose. Cosa vuol dire? Cosa vuole dire qui? Vuole dire che purtroppo nella nostra carne siamo stati sì rigenerati spiritualmente, ma non fisicamente. Nella nostra carne abita ancora il peccato. E se noi ci lasciamo andare, non lo controlliamo, non lo governiamo, non stiamo concentrati a compiere sempre la volontà di Dio, se non perseveriamo nella preghiera, se non perseveriamo nella lettura della parola, nella comunione col Signore e anche con i fratelli, siamo portati lontano dalla retta via, siamo portati lontano dalla via maestra, dalla via del Signore. E cominciamo non solo come conoscenza o come dottrina, ma anche come comportamento, siamo portati lontano dalla volontà di Dio. Perché? Perché purtroppo dentro la nostra carne e dovremo conviverci fino a quando non moriremo. Fino a quando questa carne non sarà deposta in una tomba, fino a quando noi saremo in vita, praticamente questa carne si muoverà sempre verso il peccato, perché nella carne abita il peccato. Quindi questo cosa succede? Succede che quindi noi spiritualmente sappiamo cosa è giusto e cosa non è giusto fare. Cioè, lo impariamo sempre di più, no? Abbiamo comunione col Signore. Infatti molte cose che noi stessi facciamo non le approviamo per niente, perché sappiamo che secondo i comandamenti di Dio, secondo la legge, quella cosa non è buona, eppure ci troviamo a farla. Cos'è quello? È il peccato che abita nella nostra carne che ci spinge a commetterlo. Però
Il salario del peccato è la morte. È chiaro che il peccato produce la morte. Il nostro desiderio è quello, come l'Apostolo Giovanni, come dell'Apostolo Giovanni, il nostro desiderio è che i fratelli non pecchino. È importante questo. Come è scritto in Prima Giovanni, al capitolo 2, Prima Giovanni, al capitolo 2, al versetto 1, dice così: Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Vedete, qui Giovanni mette il suo desiderio, cioè prima di tutto il suo desiderio. Io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Quindi Giovanni ce la metteva tutta nel dare gli insegnamenti corretti ai suoi figlioli, non perché li chiama figlioletti miei, sicuramente li aveva partoriti lui nella fede, aveva annunziato lui l'Evangelo. E poi gli ha scritto questa epistola, tra cui ci sono anche queste parole. Il desiderio dell'Apostolo Giovanni era quello che non peccassero, però sapeva bene, perché anche Giovanni, non solo Paolo, sapeva che nella carne abita il peccato, ma lo sapeva anche Giovanni, e quindi ha dovuto scrivere queste cose perché? Perché sapeva bene che è meglio non peccare. Così si perde la comunione con Dio. Sapeva bene che è meglio non peccare, però sapeva anche che era impossibile non peccare mai. Anche questo c'è da dire. Quindi anche i giusti, anche i santi, più santi che siano, qualcosa la commettono, sbagliano qualcosa e quindi diventano debitori nei confronti di Dio. Diventano delle persone che hanno peccato contro Dio, capite? Nel senso, hanno un debito nei confronti del Signore. Però badate bene cosa dice qui Giovanni, perché Giovanni espone la problematica, però dice anche qual è la soluzione. E dice: e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Sì, cioè, è meglio non peccare, ma se uno ha peccato, non è che dice: è finita tutto, ho peccato, ho commesso il peccato, quindi adesso per me ormai ho fallito e non posso tornare al Signore. No, qui è il diavolo, perché quando pecchiamo, purtroppo, apriamo delle porte al diavolo, nel senso che è il diavolo che cerca, in quel momento di nostra debolezza, cerca di infilarsi nella nostra mente, nel nostro cuore, facendoci allontanare dalla verità e dalla parola di Dio e dalla volontà di Dio, da Dio stesso. E cominciano i pensieri: non sei più gradito a Dio, vedi, sei stato debole, hai peccato, vedi, Dio non ti vuole più. E tanti altri di questi tipi di discorsi che non corrispondono alla verità, perché Dio è fedele, lo vediamo in un altro passo che lo dice sempre Giovanni. Qui intanto Giovanni dice che abbiamo un avvocato presso il Padre. Eh sì, Gesù intercede per i santi, capite? È alla destra del Padre e intercede per i santi, perché ricordatevi che Gesù può intercedere comprendendo bene quello che noi passiamo, perché lui è vissuto in carne simile a carne d'uomo. Dico simile perché nella sua carne non c'era peccato, perché doveva essere un sacrificio perfetto e nella sua carne non ha mai albergato il peccato, non c'è mai stato, non ha mai peccato e non ha mai albergato alcun peccato in Cristo Gesù. È stato un sacrificio perfetto per noi che eravamo imperfetti, ingiusti, peccatori. Egli è morto, si è sacrificato. Quello è quel sacrificio che ci rende praticamente graditi a Dio. Cioè, noi siamo giusti davanti a Dio, noi siamo graditi davanti a Dio perché Cristo si è sacrificato, non perché noi siamo stati capaci di compiere qualche opera buona o di dire qualche parola giusta che Dio abbia fatto piacere. No, noi andiamo a Dio sempre solamente per mezzo del sangue che è stato sparso da Cristo Gesù. Quel sacrificio, quello spargimento di sangue che è stato effettuato
ci lava da ogni iniquità. E quindi è qui, è lì che Giovanni manda a Cristo, al sangue di Cristo, che manda, seppur qualcuno ha peccato, vi è un avvocato presso il Padre, che cioè Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione, propiziazione è quel sacrificio che si rendeva che si rende a Dio per essergli graditi, capite? E questo sacrificio che cos'è stato? È stato il sacrificio di Cristo Gesù. Quindi siamo graditi a Dio per mezzo di quel sacrificio. E noi a quel sacrificio dobbiamo andare, a quel sacrificio dobbiamo pensare, al sangue che è stato sparso, essendo un sangue potente e glorioso, quello che Cristo Gesù ha sparso, è stato potente da purificarci dai nostri peccati che avevamo commesso al momento in cui siamo nati di nuovo. Perché nel momento in cui siamo nati di nuovo, il Dio Padre ci ha attratti, ci ha attirati a Cristo. Lo Spirito Santo, penetrando in noi, ha messo nel nostro cuore, diciamo togliendo il nostro cuore di pietra, mettendo un cuore di carne e mettendo anche la fede in noi. La fede in che cosa? La fede nel abbiamo creduto nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto per noi. Quindi in quel momento che abbiamo creduto siamo stati rigenerati spiritualmente, siamo diventati figlioli di Dio, siamo nati di nuovo, siamo nati dall'alto per opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è anche per questo che noi siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché anche oltre all'esistenza e alla conoscenza dell'esistenza di tre persone che formano un unico e solo vero Dio, c'è anche l'opera di tutti e tre che hanno compiuto per la nostra salvezza, e noi lo riconosciamo, l'abbiamo riconosciuto, abbiamo testimoniato quel giorno del battesimo in acqua, abbiamo testimoniato di quello che è avvenuto spiritualmente. E quindi, ritornando a quello che ha detto Giovanni, ha esortato i suoi figlioli, quelli che aveva evangelizzato, quelli che erano nati di nuovo ad opera della sua evangelizzazione, li ha esortati a non peccare, prima di tutto, no? Figlioletti miei, io vi scrivo affinché non pecchiate. Però se voi avete peccato, se c'è qualcuno fra voi che ha peccato, ecco che devono andare a Cristo. Ma da notare anche al versetto 2, la parte terminale, il sangue di Gesù è limitato nell'efficacia del purificare i peccati, oppure può essere sufficiente a purificare i peccati di tutto il mondo? Qui Giovanni lo dice, vedete, dice, per i nostri peccati, lo vedete come è scritto? Io vi esorto sempre ad aprire la vostra Bibbia cartacea, perché è bene seguire in questa maniera. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi ci sono due frasi che dicono la stessa cosa. Uno dice, non soltanto per i nostri, e quindi uno dice, ah, non è morto solo per i nostri peccati? Qui dice, non soltanto, quindi dobbiamo prendere le scritture così come sono. E poi dice, ma anche, vedete, per quelli di tutto il mondo. Quindi noi non possiamo dire che Gesù, che il sangue di Gesù, diciamo, è la propiziazione solo dei santi, per i santi. Non lo possiamo dire perché è scritto che egli è la propiziazione, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi no, così è scritto e così dobbiamo dire. Ma se noi diciamo così, non vuol dire che tutti gli uomini sono salvati, perché noi dobbiamo sempre guardare la somma della parola. Quindi questo lo dobbiamo dire come scritto. Però è chiaro che questo, non possiamo prendere questo versetto e dire, ah, allora tutti gli uomini sono perdonati.
No, no, questo non è così, perché guardando la somma della parola, poi sappiamo bene che il sangue di Gesù è stato sparso per tutto il mondo. Infatti, Dio ha tanto amato il mondo, vi ricordate Giovanni 3,16? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedete, prima dice Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo. Perché poi dice chiunque crede in lui, quindi comincia già, vedete, comincia già a restringersi il campo. È sempre Giovanni che parla, vedete? Quindi, solo che adesso parla nel Vangelo. E quindi sappiamo dalla somma della parola, non solo da Giovanni, ma anche da altri passi, che chi viene effettivamente salvato sono solo quelli che credono. Poi abbiamo un'altra parte della scrittura che ci dice che un certo numero di persone sono scritte nel libro della vita e altre invece no, la stragrande maggioranza non sono scritte nel libro della vita e per queste non c'è possibilità alcuna perché non vengono rigenerate spiritualmente. Mentre quelli che sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, quelli sono quelle persone che quando vengono evangelizzate si convertono, anche se non la prima volta, quando Dio vorrà. Quando Dio vorrà, viene il momento in cui quella persona si converte, nasce di nuovo. Perché? Perché Dio ha determinato già queste cose prima della fondazione del mondo, le ha già determinate. Abbiamo forse qualcosa di cui vantarci davanti a Dio più di altri? No, noi tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto per la misericordia e la grazia di Dio. Quindi noi siamo stati salvati mediante la fede nel sacrificio compiuto da Cristo Gesù. E questo ci è stato dato per grazia. Ci è stato dato per grazia. È un dono gratuito che Dio ci ha fatto. Noi non meritiamo nulla. Siamo stati salvati per fede. Una fede che ci è stata donata da Dio, dallo Spirito Santo. Quindi, vedete. La scrittura in un punto con Giovanni dice una cosa, ma non vuole, è una forzatura portarla a dire poi che tutto il mondo viene salvato, perché qui dice che il sacrificio del sangue di Gesù è la propiziazione, Cristo è la propiziazione per tutto il mondo, anche per tutto il mondo. Certo, lo è perché? Perché il sacrificio di Cristo è potenzialmente, è così potente da poter perdonare il peccato di tutto il mondo, di tutte le generazioni che sono esistite e vissute sulla terra, capite? La potenza del sangue di Gesù, vedete? È così glorioso quel sacrificio, così potente da non avere limiti. Qui non stiamo parlando del peccato che mena a morte, perché il peccato che mena a morte, chi rinnega Cristo, non fa altro che rigettare quel sacrificio, quindi per lui non è più operante. Ha operato prima e non opera più dopo che lo rinnega. Quindi non stiamo comprendendo questo tipo particolare di peccato. Ma stiamo, e neanche la bestemmia contro lo Spirito Santo, perché per questi non c'è remissione. Non c'è remissione alcuna. Ma sto parlando di tutti gli altri peccati che possono essere perdonati. Quindi non c'è un limite. Cioè, il sacrificio di Cristo è perfetto, è grande, è glorioso, vale per tutte le età, quindi non ha limiti. Ecco perché si parla di tutto il mondo. Di tutto il mondo, per tutte le generazioni, per tutte le popolazioni, non solo per gli ebrei, capite? Quel mondo ha un significato che però non è tutti gli uomini indistintamente sono salvati, non vuole dire questo. Questo diciamo, significato lo danno gli universalisti che vogliono per forza. Dire con questo passo che tutti gli uomini saranno salvati, anche quelli che non si convertono a Cristo. Ma questo non lo possiamo dire perché abbiamo dei passi che dicono che solo chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, capite? Quindi, cioè, prendendo alla fine la somma della parola, arriviamo alla giusta conclusione. Però non possiamo neanche dire, io non posso dire che Gesù non è morto per tutti.
Non è morto per tutto il mondo. Non lo posso dire. Perché? Perché è scritto, capite? Non lo posso dire questo. E qui dice non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi io devo dire quello che è scritto, capite? Purtroppo ci sono poi i calvinisti che limitano l'opera, la potenzialità dell'opera di Cristo, ma non solo, non è tanto questo, ma è il fatto che si permettono di contraddire non un uomo. A me se contraddicessero un uomo, me o altri uomini, per una nostra opinione, non sarebbe nulla. Il problema è che contraddicono quello che è scritto nella parola, è quello che sbagliano, che errano grandemente, capite? Errando in questa maniera si comprende che non hanno una veduta delle sacre scritture in maniera corretta, cioè non hanno quella luce che li illumina e che proviene dallo Spirito Santo, non hanno quella luce per intendere correttamente, perché qui non è un mistero qua, fratelli e sorelle, attenzione, qui non sto parlando di nessun mistero arcano, nessuna cosa arcana nascosta chissà dove. Mi sto solo rifacendo a quello che è scritto in lingua italiana. C'è scritto che è morto per tutto il mondo, io dico che è morto per tutto il mondo. Punto. Poi se mi si dice, se devo continuare il mio discorso, ma allora tutti gli uomini sono salvati anche se non si convertono? E no, perché dobbiamo andare a prendere altri passi, capite? Dobbiamo andare a prendere altri passi. Quindi, alla fine tutte le cose, vedete, sono coordinate tra di loro. Però se c'è scritto, bisogna dire in questa maniera. Non si può dire il suo contrario, no? Non si può dire il contrario. Adesso andiamo avanti, vediamo Giovanni cosa dice, sempre nella prima epistola, capitolo 1 al versetto 9, perché io voglio, sto cercando, sto mettendo in evidenza il fatto che anche i credenti, avendo dentro di loro, nella loro carne, il fatto che alberga, che abita il peccato, possono peccare. Quindi devono sapere cosa devono fare, gli strumenti che hanno affinché, biblicamente parlando, affinché possano liberarsi di questo debito e di questo peccato, capite? Quindi Giovanni ce lo dice e basta rivolgersi, ecco qui ce lo dice al versetto 9, 1:9 di prima Giovanni. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi la condizione per essere purificati dai nostri peccati è quello di confessarli, di confessare i nostri peccati. E Dio che è fedele e giusto, perché egli l'ha promesso, no? Se, dopo l'ha detto Giovanni, l'ha detto che Gesù è alla destra del Padre per intercedere per noi, per i nostri peccati, capite? Anche per purificarci dai nostri peccati. Quando siamo nati di nuovo, perché poi c'è anche un'altra falsa dottrina, quando siamo nati di nuovo, non sono stati perdonati tutti i peccati, quelli fatti e quelli che saranno anche ancora fatti. In quel momento sono stati perdonati tutti i peccati commessi fino a quel momento, capite? Fino a quel momento sono stati perdonati, gettati via nel mare, lontano da noi. Quelli lì non fanno più testo davanti a Dio. Perché qui sta la misericordia di Dio. Cioè non è che quei peccati poi ritornano, capite? Non è che quei peccati che sono rimessi da Dio poi ci ritornano addosso. Perché le sue azioni le sue decisioni sono senza pentimento. Quindi se quei peccati sono stati lavati dalla nostra coscienza, sono stati tolti. È come i vestiti, no? Se noi laviamo il nostro vestito bianco, la nostra camicia bianca, se noi la laviamo, si può sporcare con altri tipi di sporcizia, ma quella che abbiamo già lavato, che è stata purificata, quella non è che ritorna, capite? Quindi ogni volta che i nostri vestiti bianchi, purtroppo si sporcano perché il peccato alberga dentro di noi, abita dentro di noi, e ci porta talvolta a fare qualche errore, qualche sbaglio, a commettere dei falli,
Ecco che dobbiamo fare quello che dice l'Apostolo Giovanni, cioè confessare i nostri peccati. E dovete avere fiducia in Dio che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, capite? Qui ci è richiesto di farlo con fede. Dobbiamo credere, come Giacomo dice anche, come dice Giacomo, di chiedere senza stare appunto in dubbio, perché uno che non ha fede in questo, non ha fiducia in Dio, non sa chi è Dio, se non ha fiducia in Dio non otterrà neanche il perdono dei peccati. Quindi dobbiamo accostarci a Lui con piena fiducia, perché così è scritto, non importa che tipo di peccato abbiamo commesso. Attenzione, bisogna stare attenti, perché nel commettere i peccati poi possono scendere i giudizi di Dio. Vedi i Corinzi che mangiavano indegnamente della cena del Signore, vedi Anania e Saffira che sono morti per aver mentito allo Spirito Santo. E poi è stato messo nelle mani di Satana quel fornicatore che teneva con sé la moglie di suo padre, vedete? Cioè, ci sono, commettendo determinati peccati, talvolta ci possono essere delle conseguenze gravi. Però, nella maggior parte dei casi che noi falliamo, il nostro sforzo deve essere quello di non peccare, di non camminare nel peccato, però possiamo cadere, purtroppo possiamo cadere di quelle cadute di cui è possibile rialzarsi, quindi per fare questo dobbiamo avere fiducia in Dio, cioè dobbiamo conoscere quali sono le cose che ci vengono a favore. Perché? Perché, come ho detto prima, il maligno si introduce, dice: ah, tu non sei più degno, vedi, hai commesso quel peccato un'altra volta, l'hai commesso, quindi, e cerca di infilarsi, perché il nostro peccato purtroppo ci rende più vulnerabili, più attaccabili anche dal maligno. E allora cerca di introdursi e allontanarci, colpendo la nostra fede anche in Dio, cerca di allontanarci dal Signore. Ma innanzitutto con la conoscenza, vedete, la conoscenza della parola fa da barriera in questo caso e deve spazzare via senza lasciare niente nella nostra mente, nel nostro cuore, di tutti quei pensieri che sono sbagliati. Qui è vero che non bisogna peccare, questo è il primo punto, ma il secondo è: se hai peccato, tu sei certo che se vai al Signore e lo confessi, pentito con tutto il cuore, Egli ti perdona. È un punto fermo, non è da discutere questo punto, capite? Perché Dio ci ama e sa bene qual è la nostra natura. Lo sa bene che nel nostro corpo, nella nostra carne, abita il peccato. Lo sa Gesù, lo sa, non è che non lo sa. Cerchiamo di non peccare, però se qualcuno ha peccato, ecco che si deve confessare i propri peccati. Questo, ho voluto parlarvi di questi passaggi per farvi capire qual è la natura dell'uomo e nei confronti di Dio, no? Nel senso che l'uomo ha bisogno, è necessario per l'uomo ottenere da Dio periodicamente, ogni volta che sbaglia, il perdono dei propri peccati. Quando non se li ricorda, perché qualcuno può dire: ah, vabbè, ma allora se ne è salto qualcuno nel confessarli a Dio. Puoi sempre dire: Signore, perdonami anche di quei peccati che mi sono occulti o che non mi ricordo. Perdonami come ha fatto così il salmista. Quindi ce l'abbiamo proprio come esempio nella scrittura. Anche questo, quindi non ci dimentichiamo di nulla. È chiaro che se li conosciamo bene e opprimono l'anima nostra, li dobbiamo presentare nominativamente davanti a Dio, eh? Quindi, ed egli è fedele e giusto da rimetterceli. Quindi. Ma tutto questo ci serve perché il nostro rapporto con Dio, noi abbiamo bisogno della sua misericordia, abbiamo bisogno della sua pietà nei confronti della nostra debolezza e del nostro peccato. Però questo perdono dei peccati, leggendo la scrittura, leggiamo che è legato strettamente ad una condizione particolare, che è quella che altresì, come noi vogliamo essere perdonati sempre da Dio, anche noi dobbiamo perdonare chi? I nostri fratelli, coloro che hanno peccato contro di noi, se ci chiedono, si pentono.
e ci chiedono di perdonarli, siamo obbligati, non è una facoltà se vuoi o non vuoi, attenzione, è un obbligo, è un ordine, è un comandamento ed è così forte questo comandamento che praticamente, diciamo, il Dio l'ha voluto collegare alla remissione dei peccati che Dio dà al credente. Cioè, talmente importante il fatto che noi dobbiamo perdonare i nostri fratelli che sbagliano, che è talmente importante che lo ha collegato al perdono che lui concede all'uomo peccatore. Se noi che siamo suoi figlioli non perdoniamo ai nostri fratelli, praticamente neanche Dio perdonerà noi dei nostri falli. E abbiamo appena detto in precedenza che in noi abita il peccato, nella nostra carne che è debole, abita il peccato. E quindi se non abbiamo la possibilità di purificare i nostri vestiti, lavandoci, chiedendo pietà a Dio, che ci lavi col sangue di Cristo Gesù, se noi perdiamo questa occasione, per quale motivo? La possiamo perdere nel caso in cui noi non perdoniamo ai nostri fratelli che ci hanno chiesto perdono. A quelli che si sono pentiti e ci hanno chiesto perdono, è obbligatorio perdonare, altrimenti neanche noi saremo perdonati dal Signore. Quindi, ma comprendete quanto è importante, perché poi uno rimane nei suoi peccati, eh? Cioè, è così grave che poi se uno si rifiuta di perdonare un fratello che gli ha chiesto perdono, attenzione, qui non sempre questo riguarda cose semplici, cioè il perdonare non riguarda sempre cose semplici. Ad esempio, vi faccio un esempio, un marito che viene tradito dalla moglie. Sì, è vero, potrebbe al limite il marito lasciare la moglie, nel senso che cacciarla via perché non lavora, basta che non si risposi. Però se la moglie gli chiede perdono, lui è obbligato a perdonare. Che poi si voglia separare perché non ce la fa più a vivere, si può anche comprendere anche questo, ma è obbligato a perdonare comunque. Non può tenere legata quella persona, perché se si è pentita con tutto il cuore, è la fornicazione, l'adulterio. Non è una condizione che non è perdonabile. Capite? Davanti a Dio. Se Dio la perdona, chi siamo noi per non perdonare? Capite? Cioè, se Dio dà la possibilità ai fornicatori e agli adulteri di chiedergli perdono, di pentirsi, ed egli perdona, per quale motivo noi non dovremmo perdonare qualcuno che ha commesso quei peccati anche contro di noi? Capite? Quindi queste cose bisogna saperle, eh? Bisogna saperle perché le cose stanno così. Quindi dalla cosa più semplice, dalle cose diciamo che hanno poca importanza, se comunque uno fallisce, nel senso che offende suo fratello in qualche maniera, ha peccato, deve chiedergli perdono. E dall'altra, quello là, l'altro fratello che ha subito il torto deve perdonare. Dalle cose più semplici a delle cose che sono molto più impegnative e complesse. Cioè il perdono deve essere dato sempre per tutte queste cose, per tutto, sempre. Non possiamo trattenere legati i fratelli, capite? Se Dio li scioglie, chi siamo noi per legarli? Quindi, come vogliamo essere noi perdonati, così dobbiamo anche noi perdonare loro. Queste cose le leggiamo, andiamo a leggere adesso nel Vangelo di Matteo. Io vi ho fatto questa premessa, ma lo andiamo a leggere perché Matteo, quando Gesù in Matteo spiega, praticamente gli chiedono, parla sta insegnando ai suoi discepoli a pregare. E gli dice appunto, la preghiera del Padre nostro. Quindi dobbiamo leggere in Matteo 6, dal versetto 9. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori.
e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Quindi, vedete qui, sta insegnando a pregare e dice come devono pregare i credenti. Qui guardate bene che tra le diverse cose che dice parla appunto del peccato. Dobbiamo chiedere giornalmente, periodicamente, come uno si sente, rimettici i nostri debiti. Debiti inteso come peccato, dopo andiamo a leggere il passo che lo definisce debiti peccati. Questi debiti, che cosa sono? Quello che noi abbiamo, i debiti che abbiamo con Dio, sono i peccati, capite? E rimettici i nostri debiti come anche noi, vedete questo come, indica uguaglianza. Quindi la richiesta di rimetterci i peccati, i nostri peccati, nella stessa maniera come anche noi li abbiamo già rimessi, vedete? Quindi questo passaggio va letto in una certa maniera, cioè prima deve avvenire il fatto che noi rimettiamo i peccati a chi ha peccato nei nostri confronti. Cioè, l'ordine è ben preciso, solo dopo possiamo andare a Dio a chiedere perdono dei nostri peccati. Perché finché non avviene che noi abbiamo perdonato ai nostri fratelli, non potrà avvenire che Dio perdona i nostri peccati. Ecco quindi, vedete, rimettici, vedete, questo deve avvenire quando noi lo domandiamo, no? Rimettici peccati, i nostri debiti, i nostri peccati. E dice, come noi li abbiamo rimessi, cioè questo è già avvenuto, nel momento in cui stiamo chiedendo a Dio, questo è già avvenuto. Quindi deve avvenire prima il fatto che noi dobbiamo perdonare ai nostri fratelli, non si può invertire le cose, ah, Signore, se tu mi perdonerai dei miei peccati, anch'io perdonerò i fratelli. No, non funziona così, è al contrario. Prima devo perdonare io il mio fratello e poi vado al Signore a chiedere perdono per i miei falli. Questo è confermato ancora avanti al versetto 14, cioè talmente è importante questo, ma perché quando le cose vengono ribadite, ben spiegate, essi vengono sottolineate, perché ripetendole il Signore vuole che l'attenzione del lettore, del credente, si soffermi maggiormente su quell'argomento. Perché non è un argomento su cui si può fallire, cioè qui non è che stiamo parlando di cose di secondaria importanza, questo è fondamentale, il perdono dei peccati, qui stiamo parlando del perdono dei peccati, perché se uno non perdona, non viene perdonato, se non viene perdonato, voi, secondo voi, se muore, dove va? Se ha dei peccati non perdonati. Capite? Quindi stiamo parlando di cose importanti, non di secondaria importanza. Queste cose bisogna saperle, bisogna tenerle sempre pronte nel cuore e nella mente, bisogna tenerle pronte anche per rispondere a certi cianciatori e seduttori di menti che purtroppo vanno in giro a dire che non è importante se, per la salvezza, se il fratello non perdona il fratello che ha peccato, capite? Cioè, portano così alla distruzione i fratelli, capite quanto sono gravi questi novelli calvinisti che stanno avanzando, che stanno riprendendo vecchie eresie prese dalla storia solo perché l'ha detto Calvino o i riformati, alcuni altri hanno formulato determinati ragionamenti, ma possono formulare tutto quello che vogliono, possono essere, tutto il mondo può essere d'accordo con costoro, va bene, e in tutte le epoche anche. Io però, noi credenti, quelli che veramente vogliono seguire il Signore, devono leggere le scritture. E le scritture cosa ci dicono? Vedete cosa ci dicono le scritture? Al versetto 14 dice, per rimarcare quello che ha già detto, perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate
agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Ma scusate, ma se ci possono essere dei falli non perdonati, se uno muore nei falli e nei peccati, dove va a finire? Dove va a finire? Dove può andare a finire uno che è pieno di peccati, anche se è nato di nuovo? Solo perché magari ha subito un torto e si è rifiutato di perdonare un fratello. Questo non deve succedere. Non deve succedere. Bisogna aprire tutte le porte, bisogna aprire tutti i canali a quei fratelli, agevolare il fratello che vuole venire a noi perché ha peccato più o meno gravemente nei nostri confronti. Bisogna agevolare il più possibile il fatto che lui possa venire a chiedere perdono. Si è pentito, chiede perdono, ma sicuramente sarà perdonato. Deve dare un cenno soltanto e sarà perdonato. Poi, se si può camminare, quella è un'altra faccenda, quella è un'altra discussione. Io sono obbligato a perdonare, non a camminare con qualcuno, capite? Quindi non è una cosa collegata. Io cammino con quelli con cui mi ritengo che ho fiducia, che si sono legati a me, a noi, e camminano come camminiamo noi, sbagliando tante cose, ci mancherebbe, però non che ci hanno rinnegati, che ci hanno insultati, sono passati dall'altra parte. Se questi chiedono perdono, ma tutte le porte aperte, tutti i ponti possibili a chi vuole chiedere perdono, senza nessun freno, senza nessuna difficoltà. Ma non è detto però che se io perdono devo anche camminare, no? Questa è un'altra cosa, non posso collaborare con tutti. Siccome non posso collaborare con alcuni, poi deciderò se posso collaborare con quegli altri che magari mi chiedono perdono. Perdonare sì, io slego da quelle obbligazioni che hanno, però camminare si vedrà. Quello si determinerà secondo la grazia che Dio ci darà, l'intendimento, la sapienza, si deciderà poi se camminare con costoro. Ma l'obbligatorietà di perdonare, quella esiste, cioè quella non si può fare altrimenti, capite? Non si può lasciarla cadere a terra il perdono, no, la richiesta di perdono, no, è una cosa che ha un grande valore, perché cioè, voi dovete considerare questo, consideriamo anche questo. Se uno si pente e riconosce il proprio peccato, siccome il ravvedimento è sempre Dio che lo dà, praticamente in quel fratello, io sto parlando di quelli sinceri, su cui ha operato Dio nel dargli il ravvedimento, cioè se quello il Dio lo ha mosso, lo ha fatto pentire e ci chiede perdono, quindi lui sta facendo quello che Dio lo ha sospinto a fare, se noi rifiutiamo il perdono, non stiamo tanto rifiutando lui come uomo, ma stiamo rifiutando quell'opera di Dio in lui, capite? E quindi è grave. Ecco, quindi bisogna stare attenti a quello che si dice, ma io credo che alcuni parlano, ma non sanno quello, mi vengono i brividi, guarda, mi vengono veramente i brividi, non sanno quello che dicono, hanno letto qualche commentario, ma i commentari ho provato anch'io a leggerli, vi dico la verità, ho provato all'inizio della mia carriera spirituale, ho letto, ma io non trovavo corrispondenze sulla parola, non... c'era sempre qualcosa che non quadrava sempre, era solo... E allora li ho abbandonati e ho detto, io vabbè, sarò da solo, saremo in 3, in 5, 7, quanti eravamo, però io leggo così, cioè che è colpa mia se leggo così, il Dio mi potrà dire che ho letto male, sì, però io leggo così, e non leggo quello che dicono questi altri, capite? Ma poi lo Spirito Santo dentro di me mi muoveva, mi diceva, ma se c'è scritto così, io dicevo, ma ragionando in me stesso, ma Calvino è un grande uomo di Dio, ma diceva questa cosa qua. E lo Spirito Santo diceva, sì, ma questa è parola di Dio, è scritto così. A chi vuoi credere, a Calvino o alla parola di Dio? Allora, se credi a Calvino, la parola la puoi accantonare, la puoi mettere da parte. Ti leggi tutto quello che ha detto Calvino, accetti quello che dice lui e lascia stare la parola. Perché sono due cose distinte e separate. Sono due cose opposte, tranne qualcosa di giusto che avrà detto... Il resto è immondizia, è uno dei frutti di questa immondizia, eccolo qua, è praticamente la spietatezza, capite? Cioè uno come Calvino,
che i riformati hanno mandato a morte tante persone, non solo una, che una già sarebbe sufficiente per fare lo stesso ragionamento. Ma se ne hai mandate a morte 70, ma quale pietà avevi tu? E giustifichi con un libro il fatto che puoi mettere a morte gli eretici. Io non è che mi sono simpatici gli eretici, non è che gli eretici io ci vado a braccetto o diciamo, non è che li odio, ma neanche li amo così tanto da voglio, li amo nel senso voglio che si ravvedano, si pentano e tornino al Signore. Ma se io li elimino fisicamente, come faccio a sperare che tornino al Signore? Che Dio conceda loro di ravvedersi? Capite? Cioè, non è possibile, ma vi rendete conto? Delle cose che non si possono sentire, non si possono seguire, non si può mettere mi piace a certe cose che dicono questa gente qua. Non si può, non si può, è un insulto. Un insulto alla parola di Dio, un insulto alla verità, all'intelligenza spirituale che Dio ci ha dato. Non si può in nessuna maniera, vedete? Quindi abbiamo visto che la condizione per ottenere i nostri peccati perdonati è proprio quella che anche noi dobbiamo perdonare i falli che hanno commesso i fratelli nei nostri confronti. Abbiamo detto che vi dovevo dimostrare con le scritture che i debiti, perché dopo passiamo, dopo parleremo anche della parabola del servitore spietato, perché anche quella è sempre sullo stesso tenore dell'argomento di cui stiamo parlando. Quindi possiamo andare a leggere nel Vangelo di Luca, dove dice praticamente sempre sulla preghiera, Gesù sta parlando sempre sulla preghiera, sempre sta insegnando ai suoi discepoli. E lì si capisce più chiaramente che quei debiti di cui si parlava è riferito ai peccati. Allora, capitolo 11 del Vangelo di Luca, al versetto 4 dice, perché allora, dal versetto 2, così vi rendete conto che stiamo parlando anche qui della preghiera del Padre nostro, quindi è praticamente un altro punto di vista che sta esprimendo lo stesso concetto che ha espresso Matteo sulla preghiera del Padre nostro, ma detto con altre parole. Quindi leggendo tutto insieme i Vangeli sinottici, quando c'è un fatto che viene riportato dai più Vangeli, va letto su tutti per avere un quadro completo di quella situazione, lo dobbiamo leggere attraverso lo dobbiamo leggere in tutti i Vangeli che riportano quel fatto. E Luca riporta la preghiera del Padre nostro in questa maniera, al versetto 2, 11:2 di Luca. Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano. E perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non ci esporre alla tentazione. Vedete, qui dice: perdonaci i nostri peccati, mentre Matteo diceva: perdonaci, rimettici i nostri debiti. Qui Luca dice: perdonaci i nostri peccati. La preghiera è la stessa, eh? Poiché anche noi, vedete, perdoniamo ad ogni nostro debitore. Vedete, avevano dei debitori. Anche noi è collegato, quindi se qui dice che il credente deve chiedere il perdono dei peccati a Dio, come anche lui avrebbe perdonato il debito, vedete, ai debitori, perdonare ai debitori. Quindi i debitori sono quelli che hanno dei debiti nei confronti di una persona. Questi debiti cosa sono? Sono i peccati, capite? Sta parlando dei peccati. Quindi anche se usa la parola debiti, sta parlando di peccato, dobbiamo saperlo questo, perché la scrittura spiega la scrittura. Ho voluto farvi comprendere anche con questo, cioè come si deve agire per trovare un significato di una parola, come si deve spiegare un passo, si deve spiegare con altri passi. Ci devono essere dei ponti che collegano i passi per arrivare a una determinata
Conclusione, se non ci sono dei ponti tra i diversi passi, non si può arrivare a una conclusione come ci pare a noi. Dobbiamo sempre arrivarci utilizzando le scritture, facendo dei validi ragionamenti secondo le scritture, conformi alle scritture, usando le scritture. In altre parole, questo si chiama tagliare rettamente le sacre scritture. Questo ve lo voglio proporre non solo come concetto fine a se stesso di questo argomento, ma come principio anche, così la scrittura spiega la scrittura in maniera che voi sapete che molte parti della scrittura sono spiegate dalla stessa scrittura. Quindi non sempre è sufficiente leggere dal vocabolario il significato di una parola. Perché? Perché quella parola nelle sacre scritture potrebbe essere utilizzata con uno scopo diverso, con un significato diverso. Quindi bisogna stare attenti. Leggere il significato anche dal vocabolario in italiano va bene, ma non è sempre, non riesce sempre in questa maniera. Quindi fate attenzione a questo. Ad esempio, la parola conoscere, che noi in italiano la usiamo per come un apprendimento, no? Di notizie, di informazioni, di qualcosa. Le sacre scritture lo mettono come un affetto profondo. Ad esempio, Adamo conobbe Eva e rimase incinta, no? E nacque poi Caino, capite? Quindi vedete la parola conoscere. Allora, quindi ci può essere nelle scritture che la parola conoscere sia utilizzata per uno scopo ben preciso, quindi con la somma della parola io arrivo a trovarne il significato. Quindi il lettore superficiale, il lettore che si attiene, che fa una lettura soprattutto mentale della parola, non arriverà ad ottenere la verità secondo, conformemente alla volontà di Dio, capite? Conoscerà qualcosa di superficiale, quello che si vede in superficie, perché non ha approfondito, perché Dio non gli ha concesso forse di approfondire, non gli ha dato intendimento, perché praticamente anche l'intendimento è Dio che lo concede, ad alcuni lo dà e ad altri non lo dà. Quindi non vi meravigliate se parlate di cose semplici a qualcuno e questi non comprende, non vi comprende. Perché non vi comprende? Perché non gli è dato, capite? Non gli è dato da Dio di comprendere quel concetto e voi vi potete pestare per terra, potete fare tutto quello che volete. Se quella persona non gli è dato, voi perdete solo tempo. Voi perdete solo tempo, capite? C'è una porta sbarrata, una porta di ferro lì che chiude e non c'è dopo una seconda. Ecco perché dice Paolo. Dopo una seconda, una terza munizione, l'uomo settario schivalo, perché si condanna da se stesso, è peccatore e si condanna da se stesso, si è sviato dalla verità e fino a che Dio non gli concede il ravvedimento, non gli concede di rientrare in se stesso, non c'è niente da fare. E noi quando ci accorgiamo che quella persona ha chiuso la porta, che Dio gli ha fatto chiudere la porta, è inutile, anche se gli parlate 500 volte, se non capisce alla seconda. Perché io mi ricordo, quando ero ignorante, io non mi opponevo alla verità. Io chiedevo, dove sta scritto? Mi prendevo appunti e mi riservavo di chiedere a Dio in preghiera e di andarmela a studiare con calma a casa. Questo era. All'inizio, quando non sapevo di che cosa rispondere perché non conoscevo le scritture, io non contrastavo, non avevo motivo di contrastare. Allora mi segnavo le cose e me le portavo a casa e me le studiavo. Pregavo il Dio, dicevo, fino a quando il Signore non mi dava quella convinzione di verità. A volte passavo da un pensiero all'altro, da un concetto all'altro, cioè mi contraddicevo da solo, però non avevo ancora la certezza. Poi confrontandomi anche con altri ragionamenti, che facevano anche altri ragionamenti, se secondo la volontà di Dio tutto è confermato, capite? Quando è la volontà di Dio. Se a volte arriviamo a una conclusione, che da alcuni fratelli, magari di cui abbiamo una fiducia, no? Che conosciamo, abbiamo fiducia, se gli altri non hanno questa stessa convinzione, non è detto che noi abbiamo ragione, capite?
Quindi bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Quindi dobbiamo rivedere la cosa, dobbiamo rimetterla nella nostra scrivania e ristudiarla bene, ascoltando anche i ragionamenti degli altri. È chiaro che se mi vengono a fare un ragionamento, che tanto è inutile, anche se tu non perdoni il fratello, tu sarai salvato lo stesso. Io questo non lo voglio neanche sentire più, cioè non ho bisogno di leggere tutti i ragionamenti che fanno, perché so già che è falso, capite? Mi basta capire il concetto. Io non ho bisogno di leggere tutti i ragionamenti che fanno per giustificare una cosa palesemente falsa, perché la verità l'ho già imparata lì e non c'è niente che la possa smuovere più, e oggi ne stiamo parlando. Cioè non si può smuovere questo concetto, non si può, perché questo è un pilastro, è qualcosa di irremovibile. Possono fare tutti i ragionamenti che vogliono, che poi quando li vai a leggere i loro ragionamenti o li vai a sentire, sono ragionamenti insensati, mettono insieme dei passi che non si collegano gli uni agli altri, farfugliano delle cose, no, ti fanno uscire di strada pure a te. Io quando li leggo, se li leggo approfonditamente, mi fanno uscire dal sentiero, cioè non riesco dalla partenza all'ultimo discorso che fanno, non riesco a tenere il ritmo, non riesco a tenere collegato tutto, perché è un farfugliamento totale, non è coerente, non c'è coerenza, perché la parola non è tagliata rettamente, ecco, quindi si fa fatica. No, per questo, dico questo perché ci accusano che noi non seguiamo i loro ragionamenti, non li ascoltiamo. Li ascoltiamo quando sono ragionamenti validi. Io non posso sentire ragionamenti insensati. Faccio un esempio più comprensibile. Ci sono i cattolici che giustificano l'idolatria, ma io non posso leggermi i loro libri di 500-600 pagine col quale giustificano l'idolatria. Cioè, o lo fai per confutarli perché sei proprio sospinto da Dio, o se no, solo perché ti dicono: ah, ma tu devi ascoltare anche la tesi contraria. Ma la tesi contraria, cioè, io non lo so, io non posso leggermi 600 pagine di stupidaggini, perché io nella Bibbia sono già condannate, cioè io sono già a posto da quel punto di vista, sull'idolatria, capite? Eppure un cattolico potrebbe dirmi: ah, vedi, tu sei arrogante, non ascolti le tesi contrarie, non ascolti quello che noi abbiamo da dire. Ma tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma non puoi smuovere, io non c'ho il tempo, mi passano i mesi a leggermi il tuo libro di 500-600 pagine, mi passano le ore a leggere queste stupidaggini, quando la scrittura condanna l'idolatria in numerosi passi, quindi neanche a dire è una cosa nascosta. Capite? Quindi bisogna fare questi ragionamenti, perché cioè, non si può perdere tempo, no? Cioè, non è che Paolo ha detto: sì, ascolta tutti i ragionamenti insensati e vani per vedere se sono giusti. No, dice: tu ammoniscilo. Quindi lui, chi contraddice la verità, deve stare zitto. Cioè, de deve essere ammonito una prima e una seconda volta, se vuole capire bene. Se no, che comunione ci può essere tra di noi? Se uno dice bianco, l'altro dice nero. Se io dico a un credente che non si deve permettere cioè, che comunione ci potrebbe essere? No, faccio un esempio, tra noi e Calvino, tra noi e i calvinisti. Se io faccio una predica come questa oggi e obbligo i fratelli a perdonare il fratello che ha peccato contro di lui, poi viene un calvinista e dice: ma vabbè, ma anche se non lo perdoni non fa niente, capite? Mi stai distruggendo. Ecco perché non si può camminare assieme, perché uno costruisce un edificio e l'altro lo distrugge, capite? E non si può, capite perché non si può camminare con tutti? Si può camminare solo con quelli che costruiscono insieme a te. Noi dobbiamo camminare con quelli con cui costruiamo, non possiamo camminare con quelli che distruggono. E infatti ci stanno attaccando da tutte le parti, ci insultano dicendo che siamo arminiani, che credendo nella perdita della salvezza, noi facciamo venir meno la gloria di Dio. Quando non è assolutamente vero, anzi, noi dicendo che la salvezza appartiene totalmente a Dio, anche la perdita della salvezza sia totalmente di Dio, anche quella, noi stiamo dando tutta la gloria possibile e immaginabile a Dio, tutta la gloria. Non ci stiamo trattenendo proprio nulla. È chiaro che noi siamo convinti che siamo salvati e saremo salvati, non è che abbiamo dubbi. Dicono: ah, ma questi che pensano che la salvezza si può perdere, non sono sicuri.
Ma io mi sento sicurissimo, mi sento sicurissimo io, capite? Non ho dubbi. C'ho tanti dubbi su alcuni passi della scrittura, non li ho capiti. Lì sì, ma sulla salvezza non ne ho dubbi. Quindi sono loro, secondo me, che hanno dei dubbi e si illudono, eliminando la possibilità di perdere la salvezza. Era così, è facile. Ma la scrittura lo dice in tanti punti, quindi non li posso negare. Non po li devo considerare. Li devo mettere sul tavolo, li devo esaminare. Non posso prendere solo quelle parti delle scritture che mi fanno comodo, capite? Devo esaminare tutto, alla luce di tutto quanto. Quindi io, noi crediamo ai passi che dicono loro che siamo sicuri di essere salvati. Ma noi crediamo altresì che sta anche scritto che chi non persevera nella fede sino alla fine andrà in perdizione. Il suo nome sarà cancellato dal libro della vita. Crediamo anche questo. Perché è scritto? Non perché ce lo vogliamo inventare noi. Crediamo a tutta la parola, a quello che è scritto. Quindi abbiamo visto che qui dice in Luca 11, dice, dove abbiamo letto. Perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Quindi, vedete, è dimostrato biblicamente con la scrittura, che spiega la scrittura, che i peccati, con il termine debiti si indicano i peccati. Viene utilizzate queste parole, vengono interscambiate nelle scritture l'uno con l'altro. Quindi, in base a questo contesto, vedete che i debiti sono peccati. Non sono, perché la parola debito può essere utilizzata perché uno ha un debito monetario verso un altro perché ha ricevuto un prestito. La scrittura può usare anche questo tipo di utilizzo di questa parola del debito, però in questo contesto la parola debito viene utilizzata col significato di peccato. E dobbiamo, con la condizione che noi dobbiamo perdonare prima ai nostri fratelli e dopo andare a Dio a chiedere perdono per i nostri debiti, per i nostri peccati. Volevo a questo punto leggervi anche questo. Allora. Sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, al versetto 3, leggiamo: Badate a voi stessi, se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. Vedete, qui è quello che abbiamo detto fino adesso, no? Se si pente e ti chiede perdono, tu sei obbligato a perdonarlo. Vedete cosa dice Gesù? Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Quindi ci sono due cose qua da considerare. Se il tuo fratello pecca, naturalmente qui stiamo parlando di un peccato rivolto a quella persona, no? Se questo fratello, se c'è un fratello o una sorella che pecca nei tuoi confronti, qui dice, riprendilo. Quindi tra te e lui. Capite? Cioè, bisogna che lo si riprenda. E diciamo, quando viene ripreso, sicuramente, la maggior parte delle volte succede che quel fratello che è ripreso gli si fa notare il peccato, quello cosa fa? Si pente e ti chiede perdono. Quando si è in due è molto più semplice che è sbagliato pubblicare per dire il fratello, tu pensi che poi talvolta bisogna anche chiarirsi, eh? Perché se tu vai a riprendere il fratello, poi devi ascoltare anche la sua giustificazione. Eh sì, perché magari tu pensi di aver subito un torto, poi magari è lui che l'ha subito. Quindi, oppure non l'ha subito nessuno. Cioè, bisogna, ecco perché è importante il chiarimento, prima di far scattare la cosa in mezzo alla chiesa. Tra due fratelli che è successo qualcosa, è bene che se la vedono loro due, non c'è neanche bisogno di andare, ah, vado a dirlo all'anziano, vado a dirlo a tutti i fratelli che ci sono nel mondo che hai sbagliato nei miei confronti. No, non è così che si agisce con carità. Tu devi andare dal fratello, ha sbagliato il fratello nei tuoi confronti, tu devi andare da lui e dirgli, fratello, io mi hai fatto questo torto, mi hai fatto così e così, e glielo spieghi. Il fratello se l'ha commesso e se Dio gli dà il ravvedimento, no? Se si pente,
ti chiederà perdono. E se ti chiede perdono, sei obbligato a perdonarlo. Sei obbligato. Se si pente, quindi ti chiede perdono, sei obbligato a perdonarlo. E poi dice, no, e se ha peccato contro te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te, ti dice, mi pento, perdonagli. Poi in Matteo dice addirittura 70 volte 7 al giorno, capite? Quindi tante sono le volte che un fratello può peccare nei tuoi confronti al giorno, tante sono le volte che quel fratello torna a te e si pente e ti chiede perdono, e tante sono le volte che tu devi perdonare, no? Perché ci può essere qualcuno a dire, sì, ma oggi è la terza volta che sbagli contro di me, anche se mi chiedi perdono, quindi dalla prossima io non ti perdono più. Qui ci sono anche i numeri, 490 volte al giorno. 70 volte 7, praticamente, capite? Cioè, non è che adesso stiamo a contare 490 volte, sta dicendo un certo numero possibile al giorno è possibile perdonare, cioè è possibile che il fratello ti chieda perdono e quindi tu sei obbligato a perdonarlo. Non succede tante volte così al giorno. Difficile, però questo ci fa comprendere come è obbligatorio perdonare. Non ci dobbiamo creare problemi. Hai sbagliato 10 volte, 50 volte. No, hai già sbagliato 3 volte, non farlo più, se no con me hai finito. Potremmo arrivare alla conclusione che non si può camminare e collaborare assieme, però il perdono, se te lo chiedono, tu non puoi evitare assolutamente di darglielo. Non si può, questo assolutamente è sbagliato. Quindi questo è il caso in cui, vedete, la prima fase è quella, c'è il peccato, no? Un fratello sbaglia nei nostri confronti. Qui dice, dice così, se il tuo fratello pecca, riprendilo. Vedi, la seconda fase dopo il peccato è riprendilo. Però attenzione, questa riprensione, diciamo, cambia, può avere dei cambiamenti, bisogna considerare la riprensione, come va mossa. Ad esempio, se nella maggior parte delle volte, quando un fratello pecca nei tuoi confronti, tu lo devi, riprendere personalmente, no? Lui poi si pentirà, ti chiederà perdono e tutto è a posto, non c'è bisogno che l'andiamo a dire a tutto il mondo, no? Capite? Si rimane le cose a due, una volta tocca a me, una volta tocca a te, insomma, e non c'è bisogno che coinvolgiamo chissà quante persone. A meno che non si tratti di cose gravi, cose gravi è giusto saperle, no? Però una parola detta male, una incomprensione, ma lascia stare, non andare in giro a dire niente, se no diventa solo maldicenza, calunnia e altro. Però se ci sono peccati gravi, può essere anche fatto diversamente, pubblicamente, ad esempio, no? Come dice Paolo a Timoteo, per quanto riguarda il peccato degli anziani, quindi del peccato degli anziani, vedete come funziona. Prima Timoteo, capitolo 5, versetto 19. Non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, onde anche gli altri abbiano timore. Vedete, qui prima di tutto dice, questo perché è importante, che Timoteo non doveva ricevere accuse contro gli anziani, se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Perché? Perché voi sapete che chi è portato a predicare la parola, chi deve guidare un gruppo, una chiesa, chi Dio ha costituito, praticamente è più attaccato dal maligno. Quindi ci sono le calunnie, voi lo dovete sapere questo, ci sono le calunnie, le maldicenze contro i servitori di Dio. Eh sì, i servitori di Dio confutano le falsità. I falsi invece cosa fanno? Calunniano i servitori di Dio, ma senza dimostrare nulla. Questa è la differenza. E per prevenire questo, vedete, Paolo dice a Timoteo, non ricevere accusa contro un anziano, se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Vedi, uno solo non basta. Vi ricordate che nella legge era scritto che
non si doveva mettere a morte nessuno sulla deposizione di un solo testimone, ma dovevano essere almeno due. Vedete, qui è la medesima cosa. Non si può, diciamo, distruggere dentro la Chiesa la testimonianza, la reputazione di un anziano se non c'è almeno un secondo testimone. Se sono tre, anche meglio. Però devono essere validi tutte le circostanze e devono essere ben delineate. Faccio un esempio: se l'anziano viene accusato di essere un adultero, ci vogliono le prove, cioè ci vogliono testimonianze e ragionamenti che corrispondano, no? Capite? C'è un'accusa grave, quindi bisogna stare attenti. Ma questa è la prima parte. La seconda, che è quella che poi ci interessa nell'argomento principale di cui stiamo trattando, vedete, per cui l'ho citato questo passo, è il versetto 20, che dice: quelli che peccano, riprendeli in presenza di tutti. Abbiamo visto prima in Luca che lo doveva riprendere, no? Personalmente, colui, il fratello che ha ricevuto il torto dal fratello o dalla sorella. Qui invece dice: se il peccato è confermato di un anziano, si sta parlando di peccati più o meno gravi qui, dice riprendili in presenza di tutti. Quindi certi peccati, che magari sono peccati, che poi sono già a conoscenza di tutti, vanno ripresi in presenza di tutti. Quindi ci sono i casi in cui la riprensione va fatta pubblicamente, ma ci sono dei casi in cui va fatta privatamente. Cioè bisogna avere questo discernimento. Non è che facciamo come ci pare a noi, capite? Se la falsità, se lo scandalo è pubblico già, io lo riprendo pubblicamente. Ma se un fratello mi telefona, sbaglia una telefonata con me, arrabbiato, va là, siamo tra me e lui, che cosa mi metta a rendere pubblico che cosa? Non ha senso, capite? Non ha il senso biblico, non è volontà di Dio che si faccia in quella maniera. Quindi, così è confermato. Adesso, vi avevo accennato che c'era anche Gesù per far comprendere quanto la misura di quanto è importante perdonare e cosa può succedere se non si perdona. Ha raccontato anche una parabola, che è la parabola conosciuta come la parabola del servitore spietato. E qui dobbiamo andare al capitolo 18 di Matteo. 18. Dal versetto 23 Gesù dice queste parole: perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servitori. E avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figlioli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, vedete, mosso a compassione, cosa che alcuni non hanno, cosa purtroppo la compassione, e Dio ce l'ha, e alcuni non ce l'hanno, non ce l'hanno. Quando Dio invece castiga, questi si fanno compassionevoli, cioè si permettono di correggere il Dio. Quando il Dio ti dice devi essere compassionevole, questi dicono non fa niente. Quando invece il Dio castiga, perché quello va castigato veramente per i suoi peccati, ti dicono no, è meglio che non gli succeda niente. Cioè praticamente agiscono in controcorrente della volontà di Dio, praticamente. Cioè è una cosa proprio, non si possono sentire. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Guardate bene, 100 denari è una cifra molto inferiore ai 10.000 talenti. Capite? Praticamente qui. Questa Bibbia risale al 1925, quindi il valore che mette qui è, quindi nel 1925,
Allora, mette per 10.000 talenti, parliamo di un debito di 54 milioni di lire. Bene. Mentre per i 100 denari mette 90 lire. Avete capito? Cioè, il rapporto tra i debiti è 54 milioni. Stiamo parlando di lire del 1925, col potere di acquisto del 1925, quindi non corrispondente all'euro di oggi, e neanche alle lire di quando noi le abbiamo viste, ma era un valore molto superiore. Ma il rapporto, guardate, 54 milioni con 90 lire. Quindi, cosa è successo? Adesso, una volta compreso questo rapporto, continuiamo la lettura. E afferratolo, no? Allora, ma quel servitore uscito trova uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. E afferratolo lo strangolava, dicendo: paga quel che devi. Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava, dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma colui non volle. Anzi, andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: malvagio servitore! Come viene chiamato quella persona che chiede perdono a Dio, ma non perdona ai fratelli che peccano contro di lui? Lo chiama così, malvagio servitore, non lo chiama buon servitore. Capite? Malvagio servitore, io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo? Come ebbi anch'io pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini, fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così, guardate come termina questa parabola. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Avete capito? Cioè, ma mi vengono i brividi solo a pensare che qualcuno possa insegnare diversamente da quello che è insegnato in questi passaggi della scrittura. Io non posso lasciare libero il fratello e dirgli: se vuoi perdonare, perdona, se non lo vuoi perdonare, non perdonare. No, perché? Perché se non perdona, qui la scrittura lo chiama malvagio. Se è malvagio e poi non gli vengono rimessi a sua volta i debiti da Dio, perché non otterrà più misericordia Dio, perché è spietato, cioè quello andrà in perdizione. Cioè, ma questa è un'eresia distruttiva anche questa, è un'eresia cattiva, distruttiva, che non porta positività ai fratelli, capite? Non è che li rassicura nella salvezza. Cioè, questo insegnamento che danno certuni falso, di dire che tanto non perdono la salvezza anche se non perdonano al loro fratello, è falso, perché qui lo chiama malvagio servitore e poi viene incarcerato fino a che non avrebbe pagato tutto. Quindi avrà una punizione gravissima e la sua anima, se va in perdizione, se, io non mi sento di dire che è salvato, no, assolutamente. Rischia gravemente, se gli dà ancora il tempo il Signore, di rimediare, sicuramente tutto si sistema. Però se muore in quello stato mi dispiace, ma qui lo chiama spietato. Lo chiama malvagio servitore, e gli spietati e i malvagi servitori, i malvagi, dove vanno a finire? Nella Nuova Gerusalemme? Ma secondo voi è giusto che vadano a finire i malvagi e gli spietati nella Nuova Gerusalemme? Capite? Non è possibile. Se la scrittura li chiama così, non possono andare così. Poi volevo terminare con un'ultima considerazione di quello che dice, che bisogna ci ricordiamo anche questo. Matteo
7:12. Vi ricordate questo passaggio? Viene citato un po' dai cattolici, ma in maniera un po' diversa. E invece Gesù dice questo: tutte le cose, dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Ora, ma se io voglio che voglio essere perdonato da Dio, se io voglio essere perdonato da un fratello a cui ho sbagliato, purtroppo può capitare, anch'io mi posso sbagliare con qualcuno di voi, con qualcun altro, e gli chiedo perdono, io voglio essere perdonato, capite? Allora, se io lo voglio dagli altri, per quale motivo non lo devo concedere il perdono a quelli che sbagliano nei miei confronti e mi chiedono perdono? Perché questa è la legge e i profeti, capite? Anche il perdonare i fratelli rientra in questo. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, e nel nostro caso che stiamo trattando vuol dire se noi vogliamo, se sbagliamo, vogliamo essere perdonati. Fatele anche voi a loro, vedete? Quindi se noi vogliamo essere perdonati, dobbiamo perdonare anche noi agli altri che hanno sbagliato nei nostri confronti. Perché questa è la legge dei profeti. Qui c'è tutta la parola racchiusa in questo versetto, capite? È racchiusa in questo versetto. Tutta la legge e i profeti. Se non facciamo questo, non serve a niente il resto della parola. E quindi è obbligatorio, fratelli, è obbligatorio avere carità, perché uno che non perdona, infatti, dov'è la sua carità? Dov'è la sua misericordia? La scrittura l'ha chiamato spietato, malvagio servitore, capite? Quindi cioè, non si farà una buona fine se non ci si ravvede e non si perdona il fratello. Non si preannuncia nulla di buono, chi entra in questo tunnel, chi entra in questa strada, in questo sentiero di spietatezza e di malvagità, non si sta incamminando nella via che va alla Nuova Gerusalemme, ma si sta incamminando verso la perdizione, verso la perdizione. Capite? Fratelli e sorelle nel Signore, questa era l'esortazione che volevo rivolgervi oggi, appunto, di perdonare ai fratelli, di tutto cuore ai fratelli e alle sorelle che sbagliano nei vostri confronti, nei nostri, siamo obbligati a perdonare, altrimenti ci saranno delle conseguenze molto gravose su chi non perdona. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.